Pronto? Pronto, la segretaria di sua eccellenza Tracchi. Chi? Tracchi, chi come Torino, R come Roma, A come ancora, due volte Catanzaro, H come Honduras, Hotel, Omelette. Quante H ci sono, scusa? Joelle Dix, l'attrice cortonese Valentina Cardinali, sul palco del Signorelli a Cortona in La Corsa dietro il vento di Dino Buzzati, scrittore bellunese che Joelle Dix ama fin dall'adolescenza e a cui l'attore... E Dino Buzzati è stato un grande scrittore che io ho amato fin da quando ero ragazzo. La letteratura a teatro di qualità è sorprendente perché unisce il suo potenziale immaginifico, profondo, spettacolare anche, al linguaggio del teatro che a sua volta ha la capacità di far superare le barriere del tempo e dello spazio. E quindi direi che abbiamo costruito una miscela molto positiva ed è una sfida che direi abbiamo vinto perché il pubblico è molto felice di assistere a questo spettacolo, a volte addirittura sorpreso perché non tutti conoscono Buzzati come si dovrebbe, perché è un grande scrittore italiano ma non è considerato ancora un classico, quindi nel nostro piccolo facciamo questa opera di rivalutazione se possibile, anche se è chiaro, è già considerato un grande, però è ancora più grande di quanto non si pensi. Attingendo al ricchissimo forziere dei racconti, Joelle Dix compone un variegato mosaico di personaggi, vicende umane strabilianti. Scomodo, ecco, ma abbiamo dei doveri, le tradizioni, il prestigio della casa. Ottavio, che bravo, se non ci fossi tu. Ce ne sarebbe un'altra. Voi vi aspettate che io parli. Ma perché dovrei parlare? Io sono qui perché è il mio turno, solo per questo. Io non ho nessuna intenzione di commuovervi. Io non sono innocente. Io non voglio rivedere la mia famiglia. Ma soprattutto io non voglio uscire di qui, perché in questo penitenziario io vivo felice. Sì, felice.